Grazie a Pia, l'attaccante bianconero protagonista assoluto della serata è davvero incontenibile. La punta carioca in evidenza già al sedicesimo, quando il palo gli nega la gioia del primo gol con la maglia dell'Ascoli. Gioia rimandata solo di qualche minuto, perché al 25esimo è proprio lui a sbloccare il risultato, raccogliendo di testa il cross di Di Venanzio. Dal Pescara non arriva la reazione che ci si aspetta ed è il solo Cecchini al 31esimo ad impegnare Micillo, anche se poi l'arbitro fischia il fuorigioco. Stessa musica nella ripresa, con Pia a far impazzire la difesa abruzzese fino a trovare la rete del raddoppio al 14esimo sul traversone di Antonelli. E ancora il brasiliano al 21esimo a sfiorare la tripletta dopo una serie di dribbling ubriacanti. Il Pescara sfiora la marcatura al 44esimo quando il tiro di Colonnello finisce di poco a lato. Poi al 48esimo Palladini trova il tiro giusto per accorciare le distanze, ma subito dopo arriva il fischio di chiusura.